Mosca è per me una città nei confronti della quale io non posso essere neutrale o privo di sentimenti. È la città in cui sono diventato la persona che sono, con i miei pregi e con i miei difetti. Di conseguenza la considero come la mia città, come Firenze è la mia città natale, così Mosca è la città in cui sono cresciuto e sono diventato la persona che sono. Ne conosco ogni angolo, l'amo moltissimo. Sarebbe uno strappo troppo forte per me riuscire a lasciare questa città o esserne costretto. Bernardo Paoli ha 48 anni e da più di metà della sua vita fa avanti e indietro tra l'Italia, dove è nato, e la Russia, dove abita e lavora. Paoli, originario del Mugello, è il titolare di un'agenzia che aiutava ogni anno centinaia di studenti russi a iscriversi nelle università di tutta Europa, Italia compresa. La guerra ha cambiato tutto. Gli aerei dalla Russia non decollano più, le sanzioni hanno isolato il paese. E Putin ha inserito anche l'Italia nella lista dei paesi ostili, i cui cittadini nelle prossime settimane potrebbero essere obbligati a lasciare Mosca. Eppure l'imprenditore, come ha spiegato a Francesco Giambertone, non ha nessuna intenzione di andarsene. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di lunedì 3 aprile, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Francesco Giambertone, perché l'imprenditore toscano Bernardo Paoli si trova ancora a Mosca? Perché da molti anni ormai la Russia è la sua seconda patria. Paoli frequenta il paese dal 1994, pochi anni dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, quando il presidente era Boris Yeltsin e nessuno aveva idea di chi fosse Vladimir Putin. Paoli si è trasferito lì da studente universitario con un programma di scambio, poi ci ha svolto il dottorato e infine è diventato un imprenditore. Quando il 24 febbraio scorso i primi missili russi hanno colpito il territorio ucraino, Bernardo era in Italia. Mi trovavo casualmente in Italia, era una settimana bianca che mi ero ritagliato per andare a sciare sulle Dolomiti. Fino al 23 sera non avevamo nessuna avvisaglia che sarebbe stata così repentina la crisi fra Russia e Ucraina. E quindi il 24 mattina ci siamo svegliati e abbiamo ricevuto questa notizia dell'inizio di questa operazione speciale, come appunto si deve chiamare da qua ciò che sta avvenendo in Ucraina. È stato come se ovviamente il mondo ci crollasse addosso, perché per noi che abbiamo sempre fatto un mestiere legato a costruire dei ponti tramite la formazione, tramite la possibilità di studenti russi e anche ucraini di viaggiare verso l'Italia, verso l'Europa, ci sentivamo crollare un po' tutto quello che avevamo costruito. E quindi è stata un'affannosa ricerca di notizie, anche un'affannosa ricerca di come riuscire a tornare in Russia. Ecco, non mi ha mai sfiorato nemmeno per un momento l'idea che io potessi non tornare in Russia, è la mia casa, è il paese in cui vivo. Dopo una decina di giorni trascorsi in Italia, Paoli si è attivato per rientrare in Russia. I voli commerciali erano già stati vietati dall'Europa, per cui ha scelto di volare in Finlandia e poi di arrivare a Mosca con un'auto a noleggio passando da San Pietroburgo. Ci ha messo circa 30 ore. Una volta rientrato nella capitale, Paoli si è trovato di fronte una realtà diversa, nella quale fare il suo lavoro di connessione culturale, di costruzione di ponti tra i giovani russi e l'Europa è diventato praticamente impossibile. Il nostro lavoro è molto limitato in questo momento dalla legislazione che è entrata in vigore nell'ultimo mese, sia per la difficoltà di trovare voli o modi in ogni caso di viaggiare fra la Russia e l'Europa per gli studenti, sia per la difficoltà nel pagare i programmi di studio da parte dei cittadini russi, che quindi cercano ogni mezzo per poter trasferire i soldi per il pagamento dei programmi di studio, sia per la difficoltà nostra di ricevere le commissioni da parte delle università europee. Siccome non vuole lasciare il paese, ora gran parte del suo impegno e delle 17 persone che lavorano per lui si è spostato su altri aspetti. Quello che noi facciamo è lavorare sulla testa delle persone, convincere i genitori degli studenti russi che l'Italia e l'Europa sono dei posti sicuri per un russo che si voglia trasferire.
C'è molta propaganda in questo senso alla televisione, su internet in Russia, che indica come posti insicuri l'Europa in questo momento per i cittadini russi, che ci siano molti episodi della cosiddetta russofobia e che ci siano episodi di espulsione di studenti russi dalle università europee. In realtà questi casi di discriminazione verso i privati cittadini russi in Europa sono rarissimi, se non inesistenti. Certo, però Bernardo mi ha raccontato che sua figlia, avuta 12 anni fa da una donna russa e che ora abita in Italia, sta sentendo su di sé il peso di questa guerra. La mia bambina sta a Milano, la sua mamma è russa, abitano a Milano insieme, chiaramente si è trovata molto coinvolta in questa situazione perché nella scuola che frequenta a Milano tutti ne parlano, perché è l'unica bambina bilingue italo-russa della sua classe, una delle pochissime della sua scuola. Di conseguenza si è trovata, diciamo, coinvolta a suo malgrado in questa situazione di incomprensione da parte della società italiana, da parte della società europea, da parte delle famiglie della posizione russa. Io cerco di spiegarle col massimo della neutralità e dell'obiettività le motivazioni delle due parti in causa, dicendo che la guerra non è mai una soluzione. Spero proprio di essere quantomeno in questo ascoltato. Paoli mi ha raccontato che in Russia si parla da giorni di una possibile legge per espellere i cittadini dei paesi ostili e teme che presto gli toccherà abbandonare Mosca. Anche rimanere lì non sarebbe semplice, per mille motivi. Per esempio, i danni all'economia colpita dalle sanzioni. L'interscambio complessivo tra Italia e Russia nel 2021 ammontava a circa 20 miliardi di euro. E poi c'è l'impossibilità per chi vive in Russia di esprimere liberamente il dissenso. Ma proprio sul dissenso, Bernardo mi ha raccontato una cosa interessante. Cioè che se e quando la cosiddetta operazione speciale militare finirà, nella società russa, anche tra i suoi amici, rimarrà una profonda spaccatura che sarà molto difficile rimarginare. Io sono convinto che occorrerà molto tempo per riuscire a ripristinare una situazione simile a quella che avevamo fino al 24 di febbraio. Sono convinto di questo proprio perché sto vedendo un cambiamento di mentalità nella testa delle persone e una polarizzazione di giudizi anche all'interno della società russa che era già presente prima, ma adesso sta diventando sempre più evidente. Chi era contrario alla politica di Putin si è convinto ancora di più, sta lasciando o ha lasciato la Russia o comunque conserva questo tipo di idee ed è entrato in profonda crisi. Molte persone mi hanno detto in conversazione privata di vergognarsi di essere russi. Però questa è una posizione minoritaria. La maggioranza della popolazione segue la propaganda, segue il presidente, è assolutamente convinto che la colpa del conflitto, qualunque sia il suo nome, sia assolutamente attribuibile all'Ucraina, agli Stati Uniti, alla NATO, all'Europa, che la Russia non avesse altra possibilità. Questa è una frattura all'interno della società che è difficilmente componibile, considerando che il sostegno al presidente Putin è maggioritario in Russia. E anche questo sarà qualcosa con cui fare i conti nel momento in cui la guerra finirà. Grazie Francesco Giambertone e grazie a Elisa Giannelli e agli studenti del corso di giornalismo della RCS Academy che ci hanno fornito lo spunto per questo episodio. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari con la collaborazione di Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.